Lovers, io sono Francesca e oggi sono qui con un nuovo video. Come potete leggere qui sotto dal titolo, oggi voglio darvi dei consigli su quali libri acquistare con la promozione del 20% sugli Oscar Mondadori. Come funziona questa promozione? Tutti i libri che non sono usciti negli ultimi 6 mesi del catalogo Oscar Mondadori sono scontati al 20%, tranne appunto i libri che sono usciti da gennaio ad adesso, per chiarirci. Detto questo, io vi ricordo che qui sotto trovate poi i link che vi riportano ad Amazon se volete acquistare qualcosa dai miei link di affiliazione. A me arriverà una piccola percentuale, ma poi il prezzo non cambia. E se volete andarmi a seguire sui miei social, Instagram, TikTok, il blog e Goodreads, mi chiamo Francella of Books, come qui su YouTube. E trovate nel blog quasi tutte le recensioni di questi libri. Detto questo, iniziamo. Il primo libro di cui vi voglio parlare è Falce, la trilogia delle falci composta da Falce, Thunderhead e Il Rintocco. Che non ho ancora acquistato, ma sono prossima a farlo. E appunto io ho letto il primo, il secondo non l'ho letto, però posso assicurarvi che il primo ne vale veramente la pena. Vi faccio vedere anche un po' l'edizione. Il sottocopertina ha questa falce, anche la scritta sulla costina e il poster al di sotto. Prezzo di copertina 20 euro, su Amazon appunto è scontato a 16 euro, quindi un buon prezzo. Allora, ci troviamo in questo mondo, ovviamente un libro distopico, dove la morte è stata sconfitta. Non c'è più gente che muore né per malattia né per vecchiaia, ma sono proprio queste falci che hanno il compito di uccidere le persone per far sì che appunto non ci sia un sovrappopolamento del mondo in questione. Ci troveremo a seguire le vicende di Citra e Rowell, che saranno due apprendisti falci, sì, e vedremo un po' come tutto cambierà. All'interno di questo libro troviamo anche i punti di vista del Thunderhead, che è l'intelligenza artificiale che governa questo mondo. Infatti appunto il secondo libro si chiama Thunderhead e più concentrato su questo punto di vista, quindi sull'intelligenza artificiale. Io ho letto il primo, mi è piaciuto molto, mi è piaciuto anche come è finito, e devo leggere ancora il secondo, però io ve lo consiglio, è una bella saga distopica, un po' diversa dal classico Hunger Games, eccetera, eccetera, quindi ve lo consiglio. Questo libro, invece, a differenza dell'altro, mi mancano pochi capitoli a finirlo, sono più o meno al 90%, ed è Città di Ossa. Vi faccio vedere questa edizione, io ho ben 4 edizioni di Città di Ossa, ho anche questa edizione qua, che volendo è scontata anch'essa, mentre invece questa, che come prezzo di copertina ha 28 euro, vi faccio vedere, sono scontate tutte le edizioni di Città di Ossa, sia la prima che quella con la copertina nuova, che le costine poi formano il disegno, che sono disponibili anche nei cofanetti, anche i cofanetti sono scontati. La seconda invece viene 22,40, abbiamo il graphic novel che anch'esso è scontato, e poi vabbè, qui troviamo anche tutte le altre edizioni, e troviamo appunto anche il cofanetto scontato, sia il primo che il secondo che il terzo. Io vorrei prendere un sacco la graphic novel, che sarebbe questa qui, che è scontata a 19,20, ma... E comunque non sto qui a raccontarvi di cosa parla Shadow Hunter, perché credo l'abbiate letto tutti, tranne me, anche se tutta questa mensola è dedicata a tutte le edizioni di Shadow Hunter. E mi stava piacendo. Oltretutto questa edizione qui è appunto l'edizione illustrata, troviamo anche delle fan art. Abbiamo Simon, Isabel, adesso le vedete? Sì. Ok. Poi abbiamo Magnus e Chase. E abbiamo anche infine Alec e Clary. Molto molto belle. Poi ci sono dei disegni anche durante la lettura o inizio capitolo. Quindi se volete recuperare questa edizione è scontata, ma io vi ricordo di tenere magari sott'occhio questa edizione nello specifico anche sotto il periodo natalizio, perché so che molte volte è scontata a meno di 10 euro, quindi un affarone. Altro libro che voglio consigliarvi, che devo ancora terminare, ma sto leggendo il libro in più ascoltando l'audiolibro insieme, è Sulle tracce di Jack lo Squartatore. Ovviamente questa è una quadrologia, abbiamo Sulle tracce di Jack lo Squartatore, il Principe Dracula, In fuga da Houdini e A caccia del diavolo. Mi sembra che questo il... l'ordine giusto. Comunque questo è il primo volume, ad un costo di 20 euro, ma vi faccio vedere che ora sta, ma appunto ora sta a 16,80, e oltretutto se avete anche Audible, se sentite gli audiolibri eccetera, potete appunto sentirlo e leggerlo nel mentre. Io ero arrivata a pagina 152, al capitolo 15, anche questa è una bellissima edizione, devo fare attenzione a non perdere il segno, risguardi curati, poster nel sottocopertina e...
tutti i segnetti vari, proprio l'edizione è molto molto curata. Mi ricordo che per questa, per quest'uscita la Oscar ha fatto un hype pazzesco, e comunque questo è il terzo libro che vi consiglio. E comunque anche gli altri libri della saga sono scontati, quindi se volete darvi alla passagioia potete comprarli tutti scontati. Ora arriviamo al libro che, se mi seguite da un po', sapete che vi consiglio da quando è uscito, nonché Middle Game di Sanam Maguire. È uscito anche un nuovo libro di Sanam Maguire, questo è il primo libro di una saga, ve lo faccio vedere, ed è appunto Una porta per ogni cuore. Questo è uscito recentemente, quindi non lo troverete in sconto, ma comunque viene 15 euro, quindi fate vobis, ed è bellissimo, è il primo della saga Bambini Irrequieti ed è stupendo, leggetelo. Ma torniamo a Middle Game. Questo libro è fantastico, è un libro sci-fi dove troviamo praticamente due gemelli che in realtà non sono gemelli, sono frutto di un esperimento fatto da un famoso alchimista, figlio di una famosa alchimista però anche lei, e vedremo come loro comunicheranno appunto tra di loro da una parte all'altra dell'America. Bellissimo, lui controlla le lettere e lei controlla i numeri. Bellissimo raga, bellissimo, è un libro stupendo, cioè non vi aspettereste mai di trovare un libro del genere. Io vorrei fare una rilettura, anche lui comunque come edizione bella curata, pagine nere, sotto copertina, cioè veramente è un libro assurdo. Se non l'avete letto, leggetelo, anche magari solo le books, ma siccome sta scontato, questo veniva a 22 euro ed è scontato a 17,60. Mi raccomando, prendetelo, trovate qui sotto il link, e se volete rileggerlo con me ditemelo qui sotto, magari facciamo un GDL, che io ormai sono lanciata in questa cosa di GDL. Altro libro che però non ho letto, ma io vi consiglio lo stesso, più che altro per l'edizione, ed è Il priorato dell'albero delle arance, ad un prezzo di copertina di 26 euro, scontato a 21,60. Ok? Bellissimo, cioè l'edizione, perché io non l'ho letto come vi ho appunto detto prima. Lo volevo leggere con il GDL pazzo, però non sono riuscita. Ok, e niente, è un mattonazzo di... ho paura a vedere quante pagine ha. È quasi 800, però non è scritto neanche troppo piccolo, ha il suo segnalibro e ha anche lui risguardi e sottocoperta curati. Una bellissima edizione, un libro che tutti mi hanno consigliato, a me è stato regalato da una ragazza, speriamo sia bello. Ultimo libro di cui voglio parlare, che anche questo non ho letto ma ho recuperato da poco all'usato, è La trilogia della nebbia di Carlos Ruiz Zafón, che ci ha lasciato, che non è tantissimo. Di queste edizioni qua, Oscar Drago Vintage, c'è anche tutta la saga dell'Ombra del Vento. Anche questa saga qui è scontata, quindi trovate sia questo che appunto l'altra saga scontata. Vi dico quanto viene questo con lo sconto. Questo qui viene 25, scontato a 20. E trovate appunto anche l'altra versione scontata a 20,80. E vabbè, anche i seguiti sono scontati. Questo però io non so di cosa parli, ma l'ho preso per l'edizione, secondo me veramente bella, questa edizione vintage. Forse ve l'ho fatto vedere anche in un book haul, sicuramente, e ve lo lascio qui nelle schede, veramente, veramente, veramente. Un'edizione stra mega bella, perché abbiamo anche le illustrazioni all'interno. Detto questo ragazzi, spero che i miei consigli vi piacciono. Io vi ricordo che qui sotto trovate i link che vi riportano ad Amazon, così se volete leggere le trame, farvi qualche opinione anche sulle recensioni, trovate tutto appunto nei link. E vi ricordo che potete andarmi a seguire anche sui miei social, nonché Instagram, TikTok, il blog e Goodreads. Io vi mando un grosso bacio, ci vediamo la prossima settimana. Mi raccomando, like, commento, condivisione, iscrivetevi, attivate la campanellina così da non perdere i miei video. E niente, ciao!